il concerto dei Mano c'è un attimo di stacco, quindi come se fosse un forse anche più di una festa, è proprio un attimo in cui non pensare, però anche pensare, perché le melodie sono melodie note, quindi ci si lascia un po' trascinare da qualcosa che è nuovo, perché magari non è stato mai sentito suonato in questa maniera e fa ballare, però ti accompagna perché sono cose che hai già sentito, le melodie sono melodie a te care, diciamo, no? Quindi è sì, queste buone vibrazioni, buone proprio nel senso che sono quelle della tua infanzia, che ti accolgono, che ti abbracciano, però quando vibrano, vibrano pesanti, cioè con la gran cassa, con il basso e con le chitarre distorte. Stiamo suonando con queste maschere da messicani e coi kimono nero, a differenza dell'anno scorso che stavamo suonando, diciamo, con delle maschere che avevamo recuperato, non erano delle vere e proprie maschere, queste invece sono proprio fatte da noi e per noi. Sono tutte uguali, mentre una volta erano diverse. Anche i kimono in realtà sono uguali in questa maniera, diciamo, da lontano siamo un gruppo di persone tutte assolutamente uguali e anche intercambiabili. Poi in realtà ognuno di noi ha sulla schiena un animale stampato, il suo, diciamo, animale totemico, animale guida che ci differenzia, però non è neanche detto che in realtà la stessa persona indossi lo stesso kimono, cioè chi indossa quel kimono in quel momento è il toro, il cobra, il panda, è un po' una cosa di questo tipo. E il motivo rimane quello di confondere e confondersi anche tra la folla e tra di noi, sì, di cercare di allontanare sicuramente questo discorso dell'io, dell'ego, no? E in questa cosa essere più parte della scenografia quasi. Vivere di musica, cioè, è un discorso un po' ampio, cioè, dipende se stiamo parlando di soldi o se stiamo parlando di soddisfazioni o anche solo di vincere la noia, perché comunque è proprio un'altra roba. È chiaro che è difficile mascherarsi anche se più o meno tutti i lavori impongono in qualche maniera una maschera. Questa però, avendola fatta noi, è la nostra maschera. Non so, a questo punto non credo più sia un discorso di soldi, ma proprio un discorso di prospettive, di quello che uno vuole fare del tempo e anche di quello che uno vuole proprio cercare di comunicare, cioè nel cercare comunque una fonte di reddito, una maniera di passare il tempo. Noi abbiamo sempre scazzato, diciamo, rispetto poi a quello che era il sistema in qualche maniera, no? Quindi o finiamo a fare gli attivisti in qualche landa sperduta, diciamo, finché non ci ammazzano, o comunque l'idea appunto di portare vibrazioni positive con una roba che impiega magari anche non tantissimo tempo, diciamo, poi nella fattività ne ha impiegato tanto per arrivare a questo. A questo punto, diciamo, un po' alla Silvano Agosti, ci sentiamo un po' uomo proiettile, cioè dacci qualcosa da fare per poco tempo, anche molto faticoso, anche una cosa che tanti non farebbero, come di stare mascherati d'estate o roba del genere, però che a noi piace, dà soddisfazione, che fa prendere bene la gente, che comunque ti fa tornare a casa con dei pensieri, anche solo fosse di andare in Messico, di fare qualcosa così, un po' di provare una roba un po' oltre. Ci dici, se questi riescono a fare sta roba, suonare 2 ore come pazzi, mascherati, allora anch'io posso, chissà che cosa. Comunque sì, viviamo, sicuramente viviamo di Monaci del Surf, nel senso che se ci togli Monaci del Surf moriamo. E consigli, se qualcuno volesse fare della musica la propria vita, diciamo, dovreste esservene già accorti in qualche maniera, cioè al massimo è proprio una cosa che ti viene da dentro, cioè se stavi cercando una maniera di sfangarla, ecco, un lavoro non è la strada, non è sempre la strada, è una cosa che... Anzi, cioè, potrei cercare di dare dei consigli su come una volta, avendo una passione così grande, uno cosa possa fare, cosa debba fare, però quello è proprio un discorso di passione, cioè un po' come con le ragazze, con i ragazzi, cioè sono trucchetti comunque quelli che uno può consigliare, sono robe che comunque durano veramente poco, cioè no, non si fa. Vi devo salutare, il palco ci chiama Sherwood Web TV, Monaci del Surf, questa sera cerchiamo di spaccare il palco, voi state già spaccando da anni, complimenti, noi ci siamo, check this out.